Ben trovati a voi tutti, ancora una volta i più cari saluti dalla terza pagina della cultura di questa vostra emittente di informazione. Siamo impegnatissimi nel cercare di tener duro, a quanto pare qualcosa si sta movicchiando in positivo, o quantomeno lo speriamo. Certo che vedere milioni di apparati televisivi buttati e oggetto di esborsi, vecchi televisori messi da parte, anche se funzionanti, decoder da acquistare, il tutto in tempi di crisi, lascia piuttosto perplessi. E penso al pubblico più anziano, i miei coetanei, in particolare a coloro, e non sono pochi, i quali hanno obiettivi limiti di bilancio, ma non solo, anche di gestione in quanto ad apparati digitali. È vero, tutto si supera, certo, ma dispiace si propaghi uno scontento che si potrebbe evitare. E si tratta di una gradualità che meritano anche gli editori locali, i piccoli, medi e più grandi editori, i quali peraltro, operando nell'informazione, sarebbero tutelati dall'articolo 21 della Costituzione. Siamo realtà che vi informa su quello che succede nel vostro territorio di appartenenza, quindi editori. La gran parte di noi sarà costretta a chiudere e in un grave momento di crisi come l'attuale, quando pare tutto si stia avviando alla ripresa, il settore dell'informazione dovrà assegnare una perdita stimata dei 4 ai 6 mila posti di lavoro per la chiusura di centinaia di radio e di televisioni. 1.000-1.500 giornalisti dove andranno a lavorare? Chi confezionerà i vostri telegiornali? Mettiamocela tutta per rimanere saldi e conservare la cultura dell'informazione nell'ambito locale. In oltre 45 anni di serio lavoro in formare il territorio si sta rivelando una vera e propria cultura. E a questo proposito, dopo i titoli d'apertura, passiamo alla terza pagina vera e propria, che vi presenta un piccolo capolavoro ad opera di due artisti di levatura internazionale. Il maestro Gianni Fassetta, fisarmonicista e amico del grandissimo Astor Piazzolla. Un'emozione solo pensare a questo privilegio. Ma il maestro Fassetta è grandissimo amico anche dell'immenso maestro Giuseppe Barutti, che da sempre onora le nostre serate. Ve lo dico perché mi è stato detto dai suoi colleghi. Loro lo considerano il più grande e certamente tra i più grandi violoncellisti italiani. Il programma è strepitoso. Non sto qui a farvi l'elenco. Fidatevi, è tutto da gustare d'un fiato. Si va dal barocco al classico, ovviamente transitando, essendoci la fisarmonica, per il tango e, perché no, anche la musica da film. Sarà una serata da favola. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
un brano a me carissimo, che ho già suonato prima, però siccome mi piace molto lo risuono, che è Cichilini. E lo dedico alla cosa più importante da non dimenticare, che è l'errore, e si impara moltissimo dagli errori. Thank you.
Mi pare che le attese non siano state deluse. Due musicisti grandiosi, un programma superlativo, ci siamo divertiti, abbiamo passato un'oretta poco più di gran bella musica, musica classica che sta bene ogni tanto ascoltare in tutta la sua gamma, perché anche la musica più recente oramai è un classico, i brani che avete ascoltati sono un classico. Grazie al maestro Gianni Fassetta, fisarmonicista, grazie al maestro Giuseppe Barutti, violoncellista, grazie a voi tutti per la cortese attenzione. Le solite raccomandazioni, pensiamo positivo, cerchiamo di vedere il bene, pensiamo al bene, se pensiamo al bene, siccome tutto parte dalla nostra mente, arriverà il bene. Aspettiamolo con pazienza. Buon ascolto e buona continuazione, grazie.